SIGEP 2024 continua. Allo stand della Rea Vendors abbiamo incontrato un amico, Michele Sofisti, che è uno di quelli che la sostenibilità e l'ESG la realizza sul serio. Non è uno di quelli che ne parla e basta, è vero Michele? Beh, diciamo che cerco di fare delle cose per realizzare quello di cui oggi veramente tutti abbiamo bisogno, che è intanto un'agricoltura rigenerativa, quindi dei prodotti che vengono veramente coltivati in un modo direi quasi antico, senza chimica, senza pesticidi, e noi riusciamo a farlo in Africa, in 14 paesi diversi, promuovendo anche l'apicoltura, che è fondamentale anche per la qualità della frutta, dei prodotti, e poi il caffè. Per questo siamo qui felicissimi di questa collaborazione con Rea per creare una Coffee Academy in Sudafrica, nella zona del Kruger Park, insieme a un'altra bellissima organizzazione che si chiama The Global Conservation Corps, che protegge il wildlife sul territorio facendo educazione nelle scuole. Tu sei il CEO di Nzatu, che è una società che si occupa proprio della realizzazione di opere in Zambia. Allora, la Nzatu, che vuol dire nostro in lingua locale dello Zambia, è nata da due sorelle dello Zambia, Gwen e Denise Jones, e hanno, diciamo, iniziato il progetto per promuovere l'agricoltura rigenerativa. Io, insieme ad altre persone, ci siamo coinvolti con loro, e adesso siamo presenti in 14 paesi diversi in Africa. Indirettamente lavoriamo con 134.000 piccoli produttori, dove promuoviamo di nuovo il miele, il caffè e altri prodotti, come ad esempio la pianta del moringa, che è una pianta che assorbe tantissimo CO2 e nello stesso tempo le foglie possono diventare quello che viene chiamato un power food, che fa bene a tutto. E quindi stiamo cercando di creare questo impatto in queste comunità, impatto nella salvaguardia del wildlife, degli animali che sono in via di estinzione come i rinoceronti, e allo stesso tempo anche mitigare il cambiamento climatico, che sta crescendo molto anche in Africa, perché per ragioni economiche queste piccole comunità tagliano, deforestano per vendere il legno, per trasformarlo in charcoal per il riscaldamento. Quindi noi, creando un'economia sostenibile attraverso la vendita di questi prodotti, in teoria dovremmo riuscire a impattare velocemente su tutti questi fattori. Quindi la nostra funzione fondamentalmente è fare da ponte di collegamento tutte queste migliaia di produttori con i mercati internazionali, quindi la presenza al SICEP, e ovviamente riuscire a fare delle operazioni come questa con Correa, dove possiamo veramente spingere il valore etico della produzione. Diciamo innanzitutto però che tu sei un manager stellato, ormai qui in ambito ristorativo è tutto stellato. Hai un pedigree importantissimo, perché hai fatto tanto negli ultimi 40 anni di vita. Sei stato manager in Ferrari, hai lavorato dillo tu direttamente. Allora, diciamo che ho un percorso professionale non stellato, lasciamo le stelle da parte, però insomma un percorso professionale diverso, perché io in realtà nasco come geologo, quindi sono un geologo anche nel cuore, e poi sono andato a lavorare in Ferrari per più di 7 anni, e da lì sono passato in Svizzera, dove ancora vivo, per lavorare nell'orologeria. Quindi ho avuto la fortuna di lavorare con dei brand iconici come Omega, Swatch, Gucci, Girard Perregaux, quindi diciamo che c'è una buona dose di fortuna nel mio percorso. E giustamente hai detto, sai cosa c'è di nuovo? Ci sono un po' di anni di vita ancora da utilizzare per fare del bene. Mi invento questa azienda che collaborerà con altre realtà dello Zambia proprio per far veramente la sostenibilità e non parlarne solo come fanno in tanti. Ma allora, intanto spero che gli anni siano tanti, così si può fare un po' più di impatto. E sì, ormai da 6, 7, 8 anni mi sono dedicato, diciamo, completamente a lavorare su progetti di protezione della biodiversità,
cambiamenti climatici, aiutare per mitigare i cambiamenti climatici e poi anche l'economia circolare e quindi promuovere il riutilizzo per esempio della plastica piuttosto che del tessile per evitare proprio, diciamo, tutto quel buttare via che è un po' consono dell'economia lineare con cui siamo tutti cresciuti. Che offerta possiamo dire di fare ai torrefattori italiani? Ma allora, noi quello che cerchiamo ovviamente è dei marchi, dei clienti a cui vendere questo caffè. Quindi, ripeto, noi facciamo semplicemente da ponte di collegamento. E facciamo il training nelle piantagioni, facciamo il controllo qualità nelle piantagioni, però fondamentalmente noi promuoviamo un'agricoltura rigenerativa per aiutare tutte queste comunità, quindi chi compra il caffè che viene da questa comunità compra tutta questa storia, secondo me molto bella, sia per le comunità stesse, sia per il wildlife che proteggiamo, perché poi lavoriamo con delle bellissime organizzazioni per la protezione della natura. E ovviamente questo ha un impatto che è misurabile, tracciabile ed è quello che fa un po' la differenza. Quindi non siamo traders, è un altro mestiere, siamo quella che si chiama una società di impatto. E lavorate moltissimo attivamente per la protezione dell'ambiente, degli oceani, della natura e dell'etica, se vogliamo, tutto ciò che può andare a far bene a coloro che cercano di lavorare in modo etico in Zambia e non solo. Sì, allora la Zambia, diciamo, è da dove tutto è partito. La nostra ambizione chiaramente è di raggiungere più paesi in Africa. L'Africa è veramente il futuro in tutti i sensi. E poi dall'Africa ci si può spostare, non è una questione geografica, è veramente una questione di contenuti e noi gli altri siamo in cinque nella società, c'è Andrea Chiesi della Chiesi Farmaceutica, c'è Prithvi Naike che è qui con me a SIGEP che è un climate economist di origine indiana e le due sorelle originarie dello Zambia, quindi questa è la nostra, diciamo, culla di partenza, però con noi ci sono dei personaggi fenomenali come advisors, per esempio la dottoressa Amina Gurib Fakim, che è stata il sesto presidente delle Mauritius ed è considerata e inserita in una lista tra le 100 donne più influenti al mondo, Terry Garcia, che è stato per 17 anni il vicepresidente della National Geographic Society. Insomma, abbiamo delle persone che ci possono aiutare a sviluppare questo progetto e a mantenerti alto il valore etico, perché poi alla fine è quello che fa la differenza. E noi ne parleremo anche sul prossimo numero di Vending News, la rivista legata alla distribuzione automatica che parla tanto anche di valori etici, sostenibilità, quella vera per intenderci, e caffè naturalmente. Michele, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile andare a contattarvi, prendere informazioni per appunto guarda, siamo sul web, quindi è nzatu.com e lì ci sono una serie di informazioni, ci sono anche gli indirizzi per contattarci. Lì ci sono anche tutte le storie legate, sì, a coloro che collaborano con Nzatu. E sicuramente ci sarà tantissimo da poter fare proprio per rendere davvero sostenibile il lavoro che fanno i 130.000 piccoli coltivatori. Sono veramente 130.000. Sì, non siamo chiaramente in contatto diretto con loro, noi lavoriamo con, li chiamiamo degli aggregatori, però faccio un esempio, in Uganda abbiamo tre coltivatori che a loro volta lavorano con 5-6 mila di questi piccoli coltivatori, quindi il nostro lavoro è di aiutarli facendo il training per mantenere alto il livello di agricoltura rigenerativa, ad esempio utilizzando dei biostimolanti a base di alghe che aumentano la produzione del 30-40% ed è tutto naturale, oppure facendo il controllo qualità nelle piantagioni con degli esperti caffè, fra l'altro italiani conosciutissimi come Andrea Lattuada o Alessio Baschieri, e poi cercando una soluzione per mettere sul mercato questi prodotti. Bene, grazie. Allora, Michele, ne saprete di più, come dicevo, prossimamente anche sui nostri altri mezzi. Nel frattempo
Grazie e in bocca al lupo per questa operazione. Grazie Fabio, è stato veramente un piacere, un onore, grazie mille. Grazie.